Parigi, 30 aprile 1967, da Talks in Europe, 1967. La mente religiosa è completamente diversa dalla mente che crede nella religione. La mente religiosa è psicologicamente libera dalla cultura della società, è libera anche da ogni forma di credenza, da ogni pretesa di esperienza o autoespressione. Attraverso la credenza, l'uomo nel corso dei secoli ha creato un concetto chiamato Dio. Per l'uomo è stato necessario credere nel concetto chiamato Dio, perché egli vede la vita come una faccenda dolorosa, fatta di continue battaglie, conflitti, infelicità, con qualche occasionale sprazzo di luce, di bellezza e di gioia. Credere in un concetto, in una formula, in un'idea, è diventato necessario perché la vita ha davvero poco significato. La routine giornaliera, andare in ufficio, la famiglia, il sesso, la solitudine, i fardelli, il conflitto dell'autoespressione hanno ben poco senso e alla fine di tutto vi è sempre la morte. Così il credere diventa per l'uomo un imperativo necessario. Il concetto di Dio, del Maestro, del Redentore, è stato modellato a seconda del clima, delle capacità intellettuali degli inventori di queste idee e formule. In tal modo, l'uomo ha sempre cercato di raggiungere uno stato di beatitudine, di verità, la realtà di uno stato della mente che non deve mai essere turbato. Così, egli si è posto un fine e si è sforzato di raggiungerlo. Gli autori di queste idee e concetti hanno stabilito un sistema o un modello che deve essere seguito per raggiungere la realtà ultima. Così, l'uomo ha torturato la propria mente attraverso la disciplina, il controllo, l'autonegazione, l'astinenza, l'austerità, inventando vari modi per avvicinarsi a quella realtà. In Asia vi sono molte strade che conducono a quella realtà, o perlomeno così si dice, a seconda del temperamento e delle circostanze. E questi sentieri vengono percorsi verso quella realtà che non può essere misurata dall'uomo o dal pensiero. In Occidente vi è soltanto un Redentore. Solo attraverso lui si può trovare quel qualcosa di ultimo. Tutti i sistemi occidentali e orientali implicano un controllo costante, una costante distorsione della mente, per conformarsi a un modello stabilito dai sacerdoti, dai testi sacri, da tutte quelle tristi cose che costituiscono la vera essenza della violenza. La loro violenza non risiede solamente nella negazione della carne, ma anche nella negazione di ogni forma di desiderio, di ogni forma di bellezza, nel controllo e nell'adattamento a un determinato modello. Vi sono stati alcuni miracoli, ma i miracoli sono la cosa più facile da compiere, sia in Occidente sia in Oriente. Coloro che compiono questi miracoli vengono consacrati santi. Loro hanno battuto il record, poiché si sono adeguati completamente al modello che si manifesta nella loro vita quotidiana. La loro umiltà è davvero poca, perché l'umiltà non può essere ostentata. Indossare un perizoma o una ruvida tunica non è affatto indice di umiltà. Come ogni virtù, l'umiltà si esprime di momento in momento. Non può essere calcolata, stabilita ed esposta come un modello da seguire. Ma questo è ciò che l'uomo ha fatto nel corso del tempo. L'iniziatore, la persona che all'origine ha avuto esperienza di qualcosa chiamato realtà, ha stabilito un sistema, un metodo, una strada, e il resto del mondo gli è andato dietro. Successivamente i discepoli, attraverso un'abile propaganda e con metodi atti a catturare la mente dell'uomo, hanno stabilito una chiesa, i dogmi, i rituali. E l'uomo è prigioniero di tutto questo, al punto che chiunque desideri trovare ciò di cui la mente è sempre andata alla ricerca, deve passare attraverso qualche specie di distorsione, qualche tipo di repressione, di tortura, per raggiungere quella bellezza suprema. E così, intellettualmente, vediamo l'assurdità di tutto questo. Intellettualmente, verbalmente, vediamo l'assurdità dell'avere una qualsiasi credenza,
l'estrema stupidità di ogni ideologia. Con l'intelletto possiamo dire che tutto ciò è un'assurdità e metterlo da parte. Ma nel profondo di noi stessi vi è sempre la ricerca al di là delle cerimonie, al di là dei dogmi e delle credenze, al di là dei redentori, al di là di tutti quei sistemi che sono così esplicitamente un'invenzione dell'uomo. Uno vede che il suo redentore, i suoi dei, sono invenzioni e può metterli da parte con relativa facilità, come sta facendo l'uomo moderno. Non so perché si usa la parola moderno. L'uomo così com'è oggi esiste da lungo tempo, una generazione dopo l'altra. Ma oggi l'atmosfera è tale che egli sta negando totalmente alla stessa radice del concetto l'autorità dei sacerdoti, il credo e il dogma. Per lui Dio è morto ed è morto molto giovane. E poiché non vi è né Dio né credo, non vi è altro concetto al di là del piacere fisico, della soddisfazione del corpo e dello sviluppo della società. L'uomo vive per il presente, rinnegando l'intera concezione religiosa. Si comincia negando gli dei canonici, con i loro sacerdoti di qualsiasi religione organizzata. Bisogna negarli completamente perché non hanno nessun valore. Hanno generato guerre, separato gli uomini, sia nella religione giudaica, sia nell'induista, nella religione cristiana, come nell'Islam. Hanno distrutto l'uomo. Lo hanno separato, sono stati una delle principali cause della guerra e della violenza. Osservando tutto ciò, lo neghiamo e lo mettiamo da parte come qualcosa di infantile e immaturo. Intellettualmente è facilissimo. Vivendo in questo mondo, osservando i metodi di sfruttamento di tutte le chiese e templi, che altro si può fare se non negare? Ma a livello psicologico è molto più difficile essere liberi dal credo e dalla ricerca. Noi tutti vogliamo trovare qualcosa che non sia stato toccato dall'uomo, non toccato da nessuna astuzia del pensiero, qualcosa che non sia stato contaminato da una qualsiasi associazione intellettuale, culturale o sociale, qualcosa che non può essere distrutto dalla ragione. Lo cerchiamo profondamente perché questa vita non è che travaglio, lotta, infelicità, routine. Possiamo avere la capacità di esprimerci con le parole o mediante la pittura, la scultura o la musica, ma persino questo alla fine si vanifica. La vita di oggi è molto vuota e noi cerchiamo di riempirla con la musica e la letteratura, gli svaghi e i divertimenti, con le idee e la conoscenza. Ma quando andiamo più a fondo e ampliamo l'orizzonte, scopriamo un grande vuoto interiore. La superficialità dell'intera esistenza, malgrado i titoli, i beni e le capacità. La vita è vuota e poiché ce ne rendiamo conto, vogliamo riempirla. Stiamo cercando le strade, le maniere, non soltanto per riempire questo vuoto, ma anche per trovare qualcosa che non debba essere misurato dall'uomo. Alcuni assumono droghe, LSD, o un altro dei diversi tipi di droghe psichedeliche che espandono la coscienza. E in quello stato c'è chi raggiunge o ottiene un qualche risultato, perché il cervello viene stimolato a una certa sensibilità. Ma queste sono reazioni chimiche, sono il risultato di agenti esterni estranei. Si assumono le droghe fiduciosamente e si hanno queste esperienze interiori. Nello stesso modo si hanno determinate credenze e così si avranno esperienze basate su quelle credenze. I processi sono simili. Entrambi producono un'esperienza, però l'uomo è nuovamente perso in un credo, nella droga della credenza stessa o nella credenza nelle droghe chimiche. Si è inevitabilmente intrappolati nei propri pensieri. A quel punto, chi vede attraverso tutto ciò e lo rifiuta è completamente libero da ogni credo. Ciò non significa che si diventi agnostici o cinici o che si rimanga amareggiati. Al contrario, vediamo la natura della credenza e perché essa diventi così straordinariamente importante. Fondamentalmente, la ragione è che siamo spaventati. A causa della paura,
non solo nel travaglio quotidiano del vivere, ma anche la paura di non affermarsi, di non completarsi psichicamente, di non avere potere, posizione, prestigio, fama. Tutto questo causa moltissima paura e ci si deve fare i conti. Ma è anche a causa di questa paura interiore che la credenza è diventata così importante. Messi di fronte alla completa vacuità della vita, ci si aggrappa tuttavia a un credo. Anche se si rifiuta l'autorità esterna del credo, il credo inventato dai sacerdoti di tutto il mondo, ci si crea il proprio credo per poter trovare e raggiungere quella cosa straordinaria che l'uomo è andato cercando e cercando e cercando. E così cerchiamo. La natura, la struttura della ricerca è molto chiara. Perché ci diamo pena di cercare? Essenzialmente per interesse personale. Un interesse illuminato, ma pur sempre interesse personale. Poiché uno dice: la vita è di così poco valore, vuota, monotona, stupida. Ci deve essere qualcosa di più. Mi recherò a quel tempio, a quella chiesa, a quel. E poi? E poi rifiutiamo tutto questo e cominciamo a cercare in profondità. Ma il cercare, quale che sia la forma, diventa un ostacolo psicologico. Penso che questo vada capito molto semplicemente e chiaramente. Possiamo obiettivamente rifiutare l'autorità di qualunque ente esterno che rivendichi la guida alla verità ultima, e questo è ciò che facciamo. Ma rifiutare perché capiamo la natura di ricercare, rifiutare tutte le ricerche, è necessario, perché ci si chiede: che cosa sto cercando? Se esaminiamo che cos'è che cerchiamo a tentoni, cos'è che vogliamo, non è implicito che stiamo cercando qualcosa che già conosciamo, qualcosa che abbiamo perso e che stiamo cercando di raggiungere? Questa è una delle implicazioni della ricerca. Il processo di riconoscimento fa parte della ricerca, vale a dire che quando la troviamo, di qualunque cosa si tratti, dobbiamo essere in grado di riconoscerla, altrimenti la ricerca non ha senso. Vi prego di seguirmi. Uno cerca qualcosa, sperando di trovarlo, e quando lo trova, di riconoscerlo. Ma il riconoscimento è l'azione della memoria, quindi implica che lo conosciate già, che ne abbiate già avuto una visione fugace. Oppure, poiché venite così pesantemente condizionati dall'intensa propaganda di tutte le religioni organizzate, siete in uno stato di autoipnosi. Così, quando cercate, avete già un concetto, un'idea di quello che state cercando, e quando lo trovate, significa che lo conoscete già, altrimenti non potreste riconoscerlo. Per questo motivo, non può essere affatto vero. Quindi dobbiamo trovare quello stato mentale in cui siamo veramente liberi da ogni ricerca, da ogni credenza, senza per questo diventare cinici o arrivare alla stagnazione. Perché noi abbiamo la tendenza a pensare che se non cerchiamo, se non ci sforziamo, combattiamo, se non procediamo incessantemente a tentoni, ci inaridiremo. E io non so perché mai non dovremmo inaridirci dal momento che lo stiamo già facendo? Noi ci inaridiamo. Quando moriamo, quando invecchiamo, il corpo cessa di essere. La nostra vita è il processo dell'inaridimento, perché nella nostra vita quotidiana noi imitiamo, copiamo, seguiamo, obbediamo, ci adeguiamo e queste sono tutte forme di inaridimento. Così, una mente che non è più prigioniera di nessun tipo di credenza, non prigioniera di un credo che essa stessa ha creato, che nulla cerca, sebbene questo sia un po' più arduo, è una mente estremamente viva. La verità è qualcosa che è solo di momento in momento, come la virtù o la bellezza è qualcosa che non ha continuità. Ciò che ha continuità è il prodotto del tempo. E il tempo è pensiero. Nel vedere cosa l'uomo ha fatto a se stesso, come si è torturato, abbruttito, diventando nazionalista o perdendosi in qualche forma di distrazione, come la letteratura o altro, nel vedere tutto questo disegno della vita, ci si chiede se davvero si debba passare attraverso tutto ciò. Capire
Capite la domanda? L'essere umano è costretto a passare attraverso tutti questi processi, passo dopo passo, abbandonando le credenze, se siete un minimo vigili, abbandonando ogni forma di ricerca, rifiutando di torturare la mente, rifiutando l'indulgenza. Nel vedere che cosa l'uomo ha fatto a se stesso per poter trovare ciò che egli chiama realtà, ci si chiede. Vi prego di chiederlo a voi stessi e non a me, se vi è una via o uno stato di esplosione che cancelli tutto questo in un attimo. Poiché non ci si arriva attraverso il tempo, la ricerca implica tempo. Possono volerci forse 10 anni o più, oppure ci si può arrivare attraverso la reincarnazione, come si crede in Asia. Tutto questo implica tempo e il progressivo liberarsi dai conflitti, dai problemi. Diventare più saggio, più acuto, arrivare lentamente a capire, liberarsi gradualmente dai condizionamenti mentali. E il tempo implica questo. Chiaramente, il tempo non è la maniera per arrivare a quella cosa, e nemmeno la credenza, né le discipline artificiali imposte da un sistema, da un guru, da un maestro, da un filosofo, da un sacerdote. Tutto ciò è talmente infantile. È possibile non passare attraverso tutto ciò e tuttavia raggiungere quella cosa straordinaria? Perché quella cosa non può essere attirata? Vi prego di capire questo semplice fatto. Non la si può attirare né la si può cercare, perché la mente è troppo stupida, troppo piccola, le nostre emozioni sono troppo meschine e i nostri modi di vivere sono troppo confusi, perché quella enormità, perché quell'immenso qualcosa possa essere invitato in questa piccola casa, in una stanza insignificante, sebbene ordinata. Noi non possiamo invitarlo. Per farlo dovremmo conoscerlo e non possiamo conoscerlo. Non importa chi lo affermi, perché nel momento in cui dite lo conosco, non lo conoscete. Nel momento in cui dite di averlo trovato, non lo avete trovato. Se dite di averne fatto esperienza, non ne avete mai fatto esperienza. Queste sono tutte astuzie per sfruttare un altro uomo, e l'altro uomo è il vostro amico o il vostro nemico. Nel vedere tutto questo, non formalmente, ma nella vita quotidiana, nelle vostre attività quotidiane, quando prendete una penna, quando parlate, quando uscite per fare un giro in macchina o quando passeggiate nei boschi, nel vedere tutto questo in un attimo, non abbiamo bisogno di leggere volumi per scoprirlo. In un respiro, in un'occhiata, potete giungere a una comprensione totale. E potete giungervi solo quando conoscete voi stessi, quando vi conoscete così come siete, con semplicità, come risultato dell'intera razza umana, che siate induisti, musulmani, cristiani o qualsiasi altra cosa voi siate. Ecco, quando ci conosciamo per quello che siamo, allora comprendiamo l'intera struttura dei tentativi dell'uomo. Le sue defezioni, le sue ipocrisie, la sua brutalità, la sua ricerca. Ci si chiede se sia possibile imbattersi in questa cosa senza attirare, senza aspettare, senza cercare, senza esplorare, ma solo perché è, perché accade. Come una brezza fresca che arriva quando lasci la finestra aperta. Non puoi attirare la brezza, ma devi lasciare la finestra aperta. Ciò non significa che siamo in uno stato di attesa. Quella è un'altra forma di inganno. Non significa che ci si debba aprire a ricevere. Questo è solo un altro modo di pensare. Ma se abbiamo chiesto a noi stessi, senza cercare, senza credere, ecco che allora proprio in quel chiedere è il trovare. Però noi non chiediamo. Vogliamo che ci venga detto. Vogliamo avere tutto avvalorato, affermato, fondamentalmente, nel profondo, non siamo mai liberi da ogni forma di autorità esterna o interna. Questa è una delle cose più strane nella struttura della nostra psiche. Noi tutti vogliamo che ci venga detto cosa fare, siamo risultato di quello che ci viene detto. Quello che ci è stato detto è la propaganda di migliaia di anni. C'è l'autorità degli antichi testi, dei leader attuali, degli oratori. Ma se veramente si rifiuta tutta l'autorità, dalla profondità del proprio essere, significa che non si ha più paura. Non avere paura vuol dire guardare la paura, ma così come per il piacere,
non entriamo mai in contatto con la paura. In realtà non veniamo mai in contatto con la paura nella stessa maniera in cui si viene in contatto nel toccare una porta, una mano, un viso, un albero. Veniamo in contatto con la paura soltanto attraverso l'immagine della paura che noi abbiamo creato per noi stessi. Conosciamo il piacere soltanto attraverso i mezzi piacere. Non siamo mai direttamente in contatto con niente. Non so se avete osservato quando toccate un albero. Come si fa quando camminiamo nei boschi, se state realmente toccando l'albero? O non vi è forse uno schermo tra voi e l'albero, sebbene lo stiate toccando? Nello stesso modo, per poter entrare in diretto contatto con la paura, non vi deve essere nessuna immagine, che effettivamente significa non avere nessun ricordo della paura di ieri. Solo allora possiamo arrivare a un contatto reale con la reale paura di oggi. Allora, se non vi è il ricordo della paura di ieri, abbiamo l'energia per incontrare la paura immediata e dobbiamo avere un'energia tremenda per incontrare il presente. Attraverso questa immagine, questa formula, attraverso questa autorità, dissipiamo quell'energia vitale che noi tutti possediamo. Nella ricerca del piacere accade la stessa cosa. Il perseguimento del piacere è molto importante per noi. Dio è il piacere. Dio è il piacere più grande, supponiamo che ci sia, e questa potrebbe essere la cosa più temibile che voi possiate mai conoscere. Ma noi lo abbiamo immaginato, il supremo, e così non lo incontreremo mai. Anche qui è come quando avete già riconosciuto un piacere come un piacere di ieri. Non entrerete mai in contatto con l'esperienza reale, con uno stato reale. È sempre il ricordo di ieri che copre e scherma il presente. Vedendo tutto ciò, è possibile non fare nulla, non combattere, non cercare, essere completamente negativi, completamente vuoti, non agire, perché tutte le azioni sono il risultato di un'ideazione. Se vi siete osservati mentre agite, vi sarete accorti che l'azione si svolge in base a un'idea precedente, un concetto precedente, un ricordo precedente. Vi è una divisione tra l'idea e l'azione. Un intervallo che per quanto piccolo, per quanto minuscolo, crea conflitto. Può la mente essere completamente quieta, senza pensare, né essere spaventata e quindi straordinariamente viva, intensa? Voi conoscete la parola passione. A questa parola viene dato spesso il significato di sofferenza. I cristiani l'hanno usata per simboleggiare certe forme di sofferenza. Noi non stiamo affatto usando la parola passione in quel senso. La più alta forma di passione è in questo completo stato di negazione. Questa passione implica l'abbandono totale di sé. Per un tale stato di completo abbandono di sé è necessaria una tremenda austerità, un'austerità che non è la durezza del sacerdote che tormenta gli altri o dei santi che si sono inflitti torture, che sono giunti all'austerità infierendo brutalmente sulle proprie menti. In realtà, l'austerità è una straordinaria semplicità, non nel vestirsi o nel mangiare, ma interiore. Questa austerità, questa passione, è la forma più alta della negazione totale. E allora, forse, se siete fortunati, non vi è nessuna fortuna in questo, la cosa arriva senza alcun invito. Allora, la mente non può più affannarsi. Allora puoi fare quello che vuoi. Perché allora vi sarà amore. Senza questa mente religiosa non può essere creata nessuna vera società. Dobbiamo creare una società nuova dove questo spaventoso esercizio dell'egoismo abbia davvero poco spazio. Soltanto con tale mente religiosa vi può essere pace, esteriormente come interiormente. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video.